Ciao a tutti, ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e bandico fa Io sono Leone e siamo qui oggi pronti per continuare. Perfetto, perché non faccio queste cose prima di iniziare il video? Perché sì, non lo so. Sai cioè, già perché mi sembra. Boh, niente. Ho dei problemi. Non è caso, dopo aver giocato a Palkia, giochiamo Requalza Che ha l'Olimento e ha le opzioni. Va bene, abbiamo già visto che il Requaza di, di questa novità ha una vita extra: l'olimento. E Derez Option e more option: quindi avrà almeno sempre due oggetti nelle stanze del boss, del boss tesoro. Una vita extra: l'olimento pare il primo colpo di ogni stanza, per il resto è un The Lost praticamente. Quindi, se per questa partita HVCA 3T0W. Sono abbastanza pronto. Mentalmente parlando, non so perché non decido di chiamare, di, cioè di fare questo personaggio in questo modo. Cioè, non, non riesco a comprendere esattamente la motivazione che c'è dietro di ciò. E il perché questa stanza me l'ha solitata come prima stanza con i nemici della serie. Proprio voglio farti morire male, ma va bene. Soprattutto perché. Ovviamente le prime stanze sono quasi riscaldamento per me, quindi ho bisogno di prime stanze tranquille per potermi riscaldare un pochettino le mie abilità di Isaac. Più o meno abilità. E va bene. In ogni caso... Non è un personaggio forte. Proprio per nulla. Ovviamente ha il vantaggio che ha ogni The Lost, credo. Cioè, quello di patti con Satana gratuiti. Eh, o Giratina, come volete chiamare, il che. Cioè, poi si viene definito il uh, diavolo, in teoria. Giratina del mondo dei Pokémon. Mentre Arceus è Il. Il, uh, il dio. Perché. Allora, adesso non mi ricordo se c'era qualcosa collegato al nome, perché purtroppo sapete com'è etimologicamente parlando, la mia capacità di ricordarmi l'etimologia risiede soltanto malapena nel latino. Quindi va bene. Ove io lo conosco, ove io l'abbia abbia già studiato. Eh, però, per dire, sono se erro, sei, sei coppie di ali dovrebbe possedere, sei zampe. Eh, c'era un altro elemento che riconduceva a 6, quindi 666 eh, Vive in un mondo distorto Che assomiglia vagamente a un eventuale inferno, roba del genere Quindi in teoria viene ricondotto a Satana Comunque Smorrock Smorrock Questi discorsi li potevo fare Quando c'era Ghirattina presente eh No, magari, magari No, ovviamente sono, sono un genio Che culo che ci cioè, ha dato la Smorrock Praticamente L'unica cosa utile che ci potesse dare, effettivamente parlando, perché poi quelli di fede sono inutili, me la tenterò comunque, perché, uno, solo pirla, due, eh, c'è una possibilità che mi dia una chest dorata, e eh, poi c'è l'altra possibilità che la suddetta chest dorata possa contenere magic mushroom, o, no, magic mushroom, cricket's head, o cricket's body, o un oggetto di gappi, oppure tanta roba bella, quindi, mm, conviene, in teoria, cioè... C'è una possibilità che accadano cose interessanti. Come c'è una possibilità che non accadano cose. Vi do puramente ragione. Però va bene così: eh, Delic attacca i nemici. Un famiglio che insegue i nemici li attacca. Fa un danno non troppo grande, però, più o meno funziona. Eh, cosa particolare: semplicemente che mi cura quando uccido un nemico. Purtroppo non è troppo utile in questo caso. Io potrei sfruttare... No, aspetta, questi poligwheer dovrebbero... Eh sì, sono abbastanza fastidiosi perché dovrebbero avere quell'attacco... Eh sì, esplosivo. Che... Oh, ovvio, noi li abbiamo trovati con l'unico personaggio che è ovviamente... Un, un colpo morto. Io spero, prego di eliminarli nel più breve tempo possibile. Nel più grande tempo possibile. Comunque... Da sottolineare. Ok, da sottolineare eh, perché non si applica per le stanze della mod e eh, delle option quindi purtroppo non ci possiamo fare nulla in questo senso. Ok, teniamoci nella zona più lontana possibile perché sennò mi dà problemi tu non vuoi attaccarlo lui, no? Proprio lui ti sta simpatico. Non so come mai, e decido di fartelo stare simpatico. Però va bene. Non mi uccidere. La pregherei tristemente, cioè felicemente di non uccidermi. E tra un aumento di danno e basta, più shot speed up. Preferisco speed più damage up. Voi dite perché? Perché uno un po' di velocità in più fa bene. Shot speed non è detto che sia buona. Perché se ci capita, tipo l'oggetto uh, carbone che è di Krampus. No, ci è anzi, un, è una diminuzione del danno possibile fattibile col carbone, quindi non conviene troppo. E nient'altro, nient'altro in questo... Cioè, questa proprio... Ho detto quello che era il fatto. Poi, ovviamente, quello era mh, un assimilabile a un range up, in poche parole, quindi non volevo un range up, sì, non volevo un range up, perché sì. Questo momento non è sento una necessità maggiore, mentre invece un speed up finché non è eccessivo, eh, dovrei riuscire a controllarlo. In teoria, poi in pratica, bisogna vedere. Da notare, ovviamente, l'inutilità della stanza precedente. Che visto che abbiamo more option, sono tutte stanze che bello grandi. Deve la serie, proprio ah, tu volevi, proprio, ci, ci speravi, voler ottenere qualcosa in particolare. Cioè, la batteria è buona. Perché, se tenessimo magari un oggetto attivo di quelli funzionali allo scopo, potrebbe. Ok, questo nemico non lo conosco. Va bene. Credo che fosse qualcosa di leggermente potenziato. Invece, a quanto pare, è abbastanza più che potenziato. È proprio deciso e duro in quel che fa. Complimenti alla sua forza. Uh, eliminiamo questi nemici. E andiamo al boss sì, Intanto, girando anche nel piano Dovrebbero esserci problemi Asino 2 mi indica che siamo in una zona Non tranquilla, ma una zona in cui Ci deve essere il patto con Satana Inoltre lo possiamo notare O Ghiratina, dipende come volete chiamare Visto che siamo in zona mod Grazie, io ci, ci ho sperato Devo dire la verità, ho sperato assolutamente In un oggetto cioè un oggetto, Anche Steam Sales Sense, Steam Sense era buono E io qua Credo che me la varo più o meno finché lui non mi distrugge le rocce io me la baro completamente Perché intanto chi se ne frega Cioè perché mi devo fare... mi, mi devo rompere le scatole tantissimo Quando posso semplicemente starmene qua e bersagliarli in assoluta tranquillità Aspetta, è vero, ci sono anche queste mosche che purtroppo danno fastidio ma non troppissimo Eliminiamo Chad e abbiamo completato questa stanza uh, Range più sap, credo vagamente L'oggetto di sinistra, Dark Bomb non mi serve, una delle poche volte in cui non mi serve, Cri Damage più Speed Up, uh, aspetta, ah, War of Babylon, però dovrebbe funzionare sempre, ok, Mr. Dolly, Range più Tears Up, invece mi va bene, eh, il War of Babylon ce l'abbiamo per attivo perché non abbiamo cuori, quindi... Utile come cosa possiamo proseguire? Sono abbastanza contento adesso di questo setupino. Non abbiamo il danno dell'universo e mezzo, però dovremmo avere comunque un buon livello di danno. Eh, bello belli oggetti. Mm. Io li vedo. Sono contento. Mm, no, non mi sento abbastanza intelligente da poter fare quella stanza in tranquillità, purtroppo. Non, sei, no, 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 non credo di avere quel livello di intelligenza. Come non so minimamente se riuscirò a sconfiggere i boss che dovremo affrontare. Perché non, 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 non mi ritengo troppo brava a affrontare roba come Lunala. Roba come uh, il boss finale di sì, Sinno. Potrei provare ad andare in basso, però... E eh, ci sono passato soltanto una volta, quindi non mi ricordo bene quale sia il boss. Non sono sicuro quindi se riuscirò ad affrontarlo tranquillamente. Eh cavolo, dura scelta, assolutamente dura. Grazie per i centesimi, era quello in cui speravo più o meno. Proviamo a prendere questo oggetto. Portavo slot: Ni, mm. Ni, nee. nee. assolutamente no, anzi, non è un Ni, nee, è un Pff, che palle. Preferivo. ci speravo quasi. Cuore Eterno, mi è trovato una HPA per questo 16. Peccato che io non, non posso tenerli, cuori. Uh, L'intenzione è di giocare un attimo, in realtà. come Vedete perché? Perché, boh, dropparmi qualcosa. Ti faccio esplodere te, magari mi droppi i 5 centesimi o i saldi di Steam, che sono tutte e due delle ottime opzioni, secondo me. Ovviamente, non hai droppato né uno né l'altro, e non ti posso fare nulla. Il prossimo episodio è il cinquecentesimo. Non so cosa mi viene a fare per il cinquecentesimo. Sapete? Mm. Penny contraffatto è buono: raddoppierà praticamente il valore di ogni centesimo che troviamo a terra. Inoltre, c'è questa stanza. Che non so cosa possa contenere, non so se contenga qualcosa. Ma eh, la sp sola speranza mi riempie di felicità, più o meno. E anche determinazione, da gut e da mage più hp up ed è esattamente eh, stigmata per essere precisi, mi gratta il naso Mi sto per sottolineare la cosa, quindi da mage più hp up, no, not, bad, not bad, andiamo qua a sinistra, vediamo un pochettino Ok, quel, quella, questa stanza non mi piace Giusto per dire, più che altro perché devo stare attento a più parti nemici e non a nemico singolo, eh, non è ovviamente sempre la cosa migliore. Perché stare attento a un nemico solo è più facile stare attento ai 10. Se non è The Blot, se è The Blot, questa affermazione è propriamente al contrario. Salutate la mia vita, oddio santo. E salutatela una delle mie vite perché ho ottenuto una stabile di merda. Una stanza con dei nemici molto forti e non mi era mai e poi mai possibile uscirne vivo da lì. Perché conosco me stesso, non è che sto sparando cazzate, semplicemente so i miei limiti e so che no, quella stanza non mi era fattibile. Uh, ok. Una bomba qui in mezzo conviene in realtà. Ovviamente, mai, quanto pare, perché il gioco mi vuole tanto 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 bene. Mi vuole così tanto bene che, come notate, mi ha droppato. Uh, dei, dei centesimi a raffica, o comunque una chiave. Ah, dai, ok, mi vuoi bene, però mi ha droppato la chiave. Uh, destra o sinistra? Speriamo sinistra il Festation 2? Ok, il Festation 2 è un buon oggetto. Cosa fa il Festation 2? Mi piacerebbe farlo vedere in una stanza. Uh, I nemici che uccidiamo noi, ma anche tutto ciò che non è i nostri ragni, diventano ragni. Quindi, non male, è praticamente. La trasformazione del ragno quasi. Di questo gioco. Che non esiste la trasformazione del ragno. Io, secondo me, sarà una delle prime mod. O comunque una delle trasformazioni che potrebbero in voler inserire. In. Uh... Ah, ciao, stronzo. Uh, in uh, Afterbirth Plus. Non so in realtà se c'è una trasformazione inserita in Afterbirth Plus. Ho seguito sì lo sviluppo, però. Non mi sono tenuto troppissimamente informato. Cioè, ho seguito discretamente. Di Destra. Sive TP il più Len Jump Shot Speed. Dai ok, mi ha dato quantomeno. un po' di range in più, non è troppo utile. Eh, in ogni caso, non ho mai visto come niente. Cioè, non ho mai seguito con estrema passione. In modo che mi studiavano degli oggetti. No. Perché più che altro è mi conosco mh, Soltanto so già che non me li ricorderò mai tutti esattamente Soltanto vedendoli in quel modo Giocandoci, utilizzandoli me li ricorderò. Mi ricorderò Mi ricordo già che ci sono oggetti di livello assolutamente più che discreto Anzi, per non dire ottimo Che di sicuro diventeranno mastini in, in molte run E uh, in molti oggetti che da soli ti vinceranno la partita Aia, che bello Non riesco a capire dove sono i fossati Quindi... Non sono riuscito a, comp a comprendere bene dove potessi stare in modo sicuro Perché vedevo un pochettino di fondale sporco Mi viene da dire sbagliato come termine Però lo vedevo E pensavo che ci fossero delle zone particolari Ovviamente mi fai scendere giù qua Quindi non ti prendo Cosa c'è Non sono oggetti che vale la pena prendere Perché uno è praticamente Brother Bobby o Sister Maggie Non mi ricordo mai quale dei due sia quello cioè non mi posso mai ricordare quello perché non l'ho mai quasi preso, l'ho preso un paio di volte e non ho controllato E non è di certo l'oggetto più utile dell'universo, anzi Si potrebbe discutere non molto neanche accanitamente su questa cosa perché è abbastanza certo che non è l'oggetto più utile dell'universo Ora appena vedo un'apertura mi ci fiondo, perfetto, stanza completata Ho avuto un po' di paura, lo devo dire una discreta FIFA di venire colpito, dammi un sacchi fammi di utilizzare entro qua dentro perché potrebbe esserci roba utile. Poteva anche non essere questo tipo di stanza, poteva essere qualcos'altro. E mi ha dato ED of the Keeper che non è male perché adesso dropperò centesimi quando colpisco i nemici, quindi dovrebbe essere molto, molto, molto buono. Eh, ricordo casomai mai non lo sappiate, magari siete gente che non mi conosce troppo bene. Che io se per caso morissi dopo 30 minuti di video, concluderei il video lì per incapacitare la mia connessione di supportare i video troppo lunghi e perché semplicemente dopo tot minuti di video, dopo tot tempo che gioco una partita, se poi... Oddio, oh, non ho una bomba. Che palle. E questo è uno dei pochi boss che ho sempre paura perché ce li posso prendere due danni contro questo boss. Purtroppo c'è un... Possiede un paio di attacchi che quando vogliono connettere, connettono. Perché, vedete questo? Per poco mi prendeva già. Più che altro perché là se fossi continuato verso destra, schivando, procedendo leggermente più a destra di lui, poteva prendermi e non è mai una cosa buona e giusta, anzi, sempre sbagliata. Inoltre spara in modo estremamente imprevedibile l'ultimo colpo, quindi farti male, cioè diamonds non male, peccato che non abbiamo nulla praticamente per rendere più un setup con cioè diamonds, Ma ci atteniamo per adesso questo oggetto, non è niente di che eh, praticamente ho un guardi che attacca con attacco caricato e non è troppo forte, Quindi definirlo una merda E anche un pochettino Esagerato, perché comunque una monta. Cioè danni. Non, non li posso neanche, non posso neanche. dire che non faccia danni. C'è di meglio, ecco. È il termine azzeccato. Non c'è molto di più da dire. Semplicemente eh, ci sono personaggi, nemici o comunque. Eh, robe migliori di li Ligardi. Eh, non possiamo basimare nulla a Ligardi, per essere, cioè, uno tra quegli oggetti che sale sul carrozzone, non ti dà problemi, non può farti male, limitamente ti può distrarre un pochettino se sei in modalità fissa estrema per lo spazio libero, però non è neanche un problema, cioè. uh, The Forgotten, salve. Cioè, The Forgotten cosa. Non, non ho letto in tempo cosa, come mi veniva descritto il, 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 il mio bestemmiatore preferito. Cioè come mi ha descritto il mio sberciatore di carbone preferito Però va bene, grazie L'ha intuito, se il carbone eh, Cos'era questa? Ranger Shot Shotgun Up Va bene, preferisco sinceramente questa In un certo senso perché mh, Slow... Cos'era l'altra? Era... Aspetta, io... Su in... Voglio fare una cosa, le voglio il drop di carte, Quello quel. Un drop di carte. Che me ne faccio? No, mi conviene scendere. Raccogliamo questi centesimi, andiamo. Ho comunque 21 centesimi, non è male. Apriamo qua. Mm, buona. Non male. Ottima direi. Uh, posso usare solo diamond per moltiplicarmi comunque i, eh, i centesimi una volta. Quindi non è male. Soprattutto con Head of the Keeper più. Un. Mm. Il moltiplicatore di centesimi eh, Il penny contraffatto Ecco non mi veniva Sta venendo Il moltiplicatore di centesimi Numero 69 No, moltiplicatore di centesimi Numero 69 non mi sta venendo In realtà Ma lasciamo stare Ora Concedimi una stanza di Ti prego eh. Certo, beato In realtà Dazchi L'altro Quando premo danno mi aumenta il tiers tears significa che potremmo tentare al nostro Ovvio rischio e pericolo perché, ovviamente, il gioco non è probabilmente consigliato. Però potrei fare che, se ottengo setup molto forte lo potrei fare più sicuro di, di altra roba. Potrei tentarmi. Io, il nostro unico solo adorato Mega Satana, finché rimane questo oggetto, potrei rirollare statistiche come. Non mai. Questa è una cosa che ti fa più. La potrei provare questa cosa? Proviamo una volta non è valsa mai la pena, cioè proprio mai, ma mai eh, mi tengo questo oggetto per un periodo e eh, poi e eh, mi rirollo un'altra volta le statistiche perché non è valsa mai la pena, anzi solo problemi, sono assolutamente problemi, questo è un aperto rirollo questo oggetto dopo che ho ricambiato di nuovo le mie statistiche non c'è molto da dire. Beh, qua non ho bisogno in realtà di fare nient'altro. Devo semplicemente attaccare questi nemici. Perché mi ha diminuito di molto il danno. Mi ha diminuito di, di, di abbastanza le tears. Mi ha diminuito tutto, proprio. Di solito fa qualcosa di buono questo oggetto. Cioè, mentirei se, di, se Cioè, nel dire il contrario, mentirei. Però stavolta in particolare, proprio. No, non, non ha fatto quello che doveva fare. Anzi, no, ha, ha peggiorato una situazione che era. No, normale non era ottima oramai è normale prima era ottima quando eravamo verso l'inizio adesso in realtà è normale cioè mi stai dicendo che spawni roba brutta mi stai dicendo che spawni va bene grazie sono contento si sì, spawni di, li, li lontini rirogliamo ok adesso invece mi hai portato alle statistiche che avevo prima di tears forse una in meno anche se mi segni giusto lì uguale. Però, cosa più importante, mi hai reso decente. Mm -hmm. Rirollo qui. Sì. Vasta la pena? Ni. Però Spoonbender mi va discretamente bene. Uh, no, non mi dare Bombs dammi questo. E Sedonion mi piace ancora di più. Non quando posso prenderlo in questo modo. Vado a tiers massime. Perfetto, sono quindi tiers che sono ricerche massime con 12 di danno. Uh, qua ci sono già entrato, giusto completata. Va bene, ciò significa che devo aumentare soltanto un po' il range. Mm, è una cosa che posso accettare quasi. Quad shot, quad shot, quad shot, quad shot. Mm, non saprei. È una scelta non così semplice. Allora, ah, la domanda è: c'è qualcosa qui? Eh, ecco qua, no. Mm, sto finendo il piano per il negozio. Nella speranza che ottenga qualcosa di buono, qualcosa per uscire da quell'altra stanza. Una cosa ti fa più piccolo, grazie. Trasformami trasforma il mio personaggio in qualcosa di un poco più piccolo e mi fa bene come cosa. Esplodi. No, ovviamente nulla. Ok, questo invece è qualcosa. Faccio esplodere anche questi. Eh, direi che raccolgo questi due. Cioè diamonds il common cold common cold questo questa è Bom's arkey la tengo no, questa è un The Sun uh, the Sun me la prendo e la porto via andiamo a farci il boss sto ragionando voglio quad shot con le tears che ho mi sa che vi conviene tenermi qua. cioè è un aumento di tears lo so però... Boh. Ah cavolo. Eh qua. È la mia morte questa. Già ne sono consapevole. The Sun. Non so se l'avevo ucciso prima. Io per sicurezza sono stato The Sun. Nammi Screw che è un tiro speed up. Avendo preso Screw ho deciso in poche parole di non andarmene a recuperare quel, quell'oggetto. Perché Screw... Sarebbe stato buono a prendere dopo averlo preso per aumentare successivamente quindi le, le tiers ancora di più Avendolo preso prima non tornare indietro significherebbe fare una cazzata e basta Ok apriamone una troll bomb che mi apre l'oggetto centrale che è un oggetto di cappi Che prendo? La domanda è Mega satana oh, oggetto di cappi oggetto di gappi non mi fido e non credo di riuscire a battere a Satana o altra roba in realtà però l'oggetto di gappi mi evoca mosche ogni due stanze eh, normalmente sarebbe una è stato un po nerfato in questa mod eh, mosche ogni due stanze quindi non è male possiamo farli saltare in aria per il patto con Satana in parte è perché D'altra parte, non credo potessero dropparmi troppo. Ah, potevano dropparmi la bussola. Ok, oggetto buono che potevano dropparmi. Beh, non mi conviene. Quando prendo danno, i nemici. In poche parole. Mi, mi volevano bene quando io prendevo danno, vero? Quindi normalmente non serviva molto. Uh, chi è che rimane? Ok, rimangono un, un po' fastidiosa sta stanza, eh, giusto per dire. eliminiamo qui. Questi nemici in particolare? Poi possiamo uscirne. Un po' fastidiosa che era questa stanza, ma va bene così: questa è una The Stars, usiamola. Oh, ora oh, la, la domanda è: è uno solo o solo tutti? Perché se sono tutti, ok. Comunque, se sono tutti mi, non mi interessa, io avrei preso Smart Fly. Era inizio tra quello che c'era al lato. Non mi ricordo cos'era Freeze Effect che bloccava i nemici per il tempo. Però Smart Fly mi interessa più che altro perché può proteggermi dalle Tears che mi vanno addosso. Sì, possibilità bassa. Ma ricordo anche che possiedo un altro oggetto che ha una possibilità di proteggermi che è infami. Quindi, in teoria, serve tutto per staccare e darmi protezione e danni. Servirebbe. Poi, bisogna anche ragionare sul fatto. Funzionerà? Io vi posso rispondere, tranquillamente. Non lo so. Spero di sì. Questa è una full health. Che non mi serve. Faccio esplodere questo per ottenere il 90% di possibilità di patto. Che è tanto, assolutamente tanto. Ora vedo più o meno la mappa. Quindi so cosa aspettarmi dal piano, non vedo dove stanno le stanze particolari. È l'unica cosa che posso richiedere adesso con la bussola, però. Può andar bene, secondo me è abbastanza buona come cosa Tiriamo qua dentro Upound bound, giustamente è vero era, Siamo già arrivati al piano In cui incontravamo La mamma di questa versione di, di gioco Aspettiamo a prendere roba E quello è un buon aumento di danno Più un oggetto che purtroppo è inutile per noi, Però lo recuperiamo giusto perché sì. Sono molto indeciso Sono tanto 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 indeciso Qua non è semplice. Che Lunala è un boss forte. Però i quattro oggetti potrebbero starmi il culo. Cioè, il concetto sta lì Se arrivo poi alla chest. Il fatto è che quel boss è molto più forte. Proviamo The Void. Quindi proviamo a scendere stavolta. Non sono però molto. Non confido troppo nella mia abilità. Il boss è a sinistra, secondo me. Voglio, voglio prendermi questo rischio. Magari mi sbaglio, però io ci provo. Wheel of Fortune, che in realtà posso giocare. Intanto non mi costa nulla e mi conviene. Mi costa nulla perché i cioè, centesimi non mi servono più a nulla, quindi mi conviene giocarcela. Uh, vincere questa partita non è cosa facile, anzi una cosa che richiede... Un po' di abilità perché devo riuscire io a, a giocarmela bene contro i nemici. La potrei ritenere. E molto farei così per non ammorbarvi sempre con i soliti personaggi. Perché, se, vol cioè, se volete, vi faccio lo speciale dell'host per i 500. Però non lo so. Eh, in ogni caso, posso con non considerarla vinta. Se anche se raggiungessimo. Il, la zona dell'Earth of Madness ecco però dovete dirmi voi a me potrebbe andare bene alla fine mi sembra già un, un ottimo risultato non buono di più ottimo perché ovviamente non è un risultato così da ignorare anzi uh, patto con satana purtroppo uno di quei patti con satana che avrei fatto veramente a meno di di desiderare, visto che era discretamente inutile. Peccato. Niente boss in questa zona. Quindi ciò significa che c'è soltanto un altro luogo dove il boss potrebbe essere. Ed è in basso, secondo me, perché a destra non ci credo mai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ciò significa che andiamo qua. Passiamo da qua in alto. Vabbè, il gioco mi ha, mi ha, fatto, mi ha fatto scontare la mia voglia di truffarlo. Hm. Vabbè. Non posso dire nulla Sembra giusto Io volevo farne una in meno Mi tocca farne una in più Di stanza Anche io Tu Touche assolutamente Gioco Touche assolutamente Eliminiamo i nemici Non c'è molto che posso dire Fare O roba del genere Devo soltanto Devo rimanere concentrato Ecco Per evitare questo Principalmente Il problema è che io arrivo A un certo punto della partita E comincio a spammare E basta I danni Cioè le tiar. Soprattutto quando C'è la ricerca uh, Oh Grazie quando c'è la ricerca. Se le spammo. Mi viene più tranquilla. Di nuovo. Eh, non... non posso fare altro che pregare. Che non mi, non, non mi, è, non mi è andata a ricercare dura. Uh, speedball. Speravo in spawn, ma ero consapevole che era un po' improbabile come cosa. Che abbiamo preso anche l'Estus Flack. Che non so esattamente cosa sia. Potevo controllare, sono un coglione. Però la speranza c'era, proviamo ad andare qua sopra, anche se io sempre lo vedo più in basso in uh, piani del genere, non so perché, è mia mentalità, mia mentalità molto probabilmente, ma vabbè, io sempre, ho sempre l'idea che sia in basso il boss di, questo, di questi piani più che in alto, ci sto provando eh, è giusto per tentare, casomai ci cioè andiamo in basso, non è un problema se siamo ancora vivi. Non ci sono problemi. Se moriamo, un po' ci rosicerei. E nela in alto. Quindi mi, mi ritengo soddisfatto di questa cosa. Di questa scelta, tengo molto soddisfatto. Stanza per segreta, non li ho cercate mai in questa partita. Però magari anche soltanto una. Ah, Dio santo! Ringrazio la mia fortuna. Un colpo, basta. Tipo. Un poco più di un colpo. Li facciamo molto danno perché non siamo decisamente. La più grande merda che esista in questo mondo uh, Nel... Uh, in questa situazione Però va bene In basso Non mi ricordo che boss ci sia È inutile Non mi viene minimamente in mente Le scelte sono due qui Allora la scelta È una Credo che sarà in alto a sinistra Cioè a sinistra Forse è un bosco stanza grande. Quindi, le stanze grande, comunque sono a sinistra, cioè ci porta di andare comunque. Il gioco ci sta portando comunque ad andare verso quel lato, non ho preso danno. Sono contento. Va bene. Uh, troll bomb le posso staccare. Ci sono boss, comunque questa cosa è estremamente utile. Mh, non ho presente ora. Se non erro il boss dovrebbe essere comunque non troppo difficile. Cioè, ho questa idea. Ok. Ricket Zed, Dammi moltiplicatore di danno. Salve. Ok. È un, questo è un ottimo oggetto. E sono contento di aver trovato qua. Ok. Ricordavo bene che il boss è una distanza doppia. Andiamo a mettere qua dentro. Questa è Trollbomb. Ciao. Andiamo. Andariel. Ok. Dipende molto. Um, no, ok, il boss è relativamente facile Se è così Relativamente facile Devo stare attento Ah mi ha colpito Ok non me l'aspettavo Paura ora Muori almeno te a centrale Ok io mi trasferisco sempre da un lato all'altro Per ogni evenienza Di schivata No, no, oddio. Quella schivata è un bucio, è stata un bucio di culo, che non potete capire. Cioè io ammetto che quella schivata non doveva esistere. Ok, lui è morto, rimane soltanto quello centrale che morirà a breve. Dio, 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 dio. Oggetto di gap. Se mi dai l'oggetto di capi posso essere tranquillo. Allora, dov'è che può essere il boss? Stanza grande in basso a destra? Questo è il tower? No. A te sei un aiuto, quindi va bene. A te? Bad guess. Stanza grande in basso a destra, proviamola. Ok, poi mi sbaglio però. Quanto meno ci ho provato. È già teoricamente una vittoria. Perché comunque, stiamo utilizzando un simile The Lost in, una, in un mondo di pazzi. Non so se sono stato colpito. Ovviamente, perché non sto riuscendo a gestirmi me stesso. Mi ha preso adesso, sicuro. Non sto riuscendo a gestire me stesso con la stanza. No! Ok. Ok, bene, un colpo... Muoiono, un colpo muore uno. Va bene. Dampress... C'ho già il potenziamento, non credo che lo conti troppo. La vedo vagamente sull'impossibilità completamento di questa stanza. Cioè, sarà estremamente a culo No, mh, troppa roba scherma. Cioè, non ce l'ho fatta io mentalmente. Cioè, ho visto la stanza e mi sono detto: No, questa no. L'altra è andata bene, questa no. Mi dispiace, spero che in ogni caso il video vi sia piaciuto. Non è andata troppo male perché, comunque, arrivare fin lì con un simile The Lost è sempre un achievement. Sempre un achievement anche con la mia esperienza. Perché comunque, The Lost è difficile da giocare anche se lo dimento. Non avevo neanche sto grande setup. Avevo del molto danno. Ma era solo danno e poi ragni. Forse il Mutant Spider valeva la pena. È quello che penso col seno di poi. Ditemi voi: provate a giocarla. Una... Provate a giocarla assolutamente. Una palla del la... sì, ditemi: il Mutant Spider potenziale. In ogni caso, spero per che, che per questo video vi sia piaciuto. Se vi piace, vi ricordo di iscrivervi, commentare, lasciare un mi piace. Qua è tutto. Ciao a tutti, ragazzi, a un prossimo video. Ciao!